È attraverso un'attività di intelligence portata avanti dalla sezione anticrimine che la polizia di Catania ha scoperto un business di rame rubato. 40 sono le tonnellate di oro rosso sequestrate. Nel mirino degli investigatori sono finiti gli affari di una società catanese, la Eurometalli, che negli anni avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio da circa 5 milioni di euro. Oltre all'azienda sono stati sequestrati un salone di bellezza, un distributore di carburante e un autonoleggio. Tutti i beni sono riconducibili ad Alessandro Viglianisi e alla sua famiglia, vicina al clan catanese dei Cursoti. Tutta la famiglia annovera numerosi precedenti di polizia, dalle vicissitudini giudiziarie che li hanno riguardati a far data dal 2007, riteniamo di sì, anche alla luce di legami parentali che legano l'odierno proposto con un noto esponente del clan dei Cursoti, che poi è divenuto collaboratore di giustizia. Mi riferisco a Filippo Lopuzzo, noto killer di Cosa Nostra degli anni passati.